Nel centro di formazione forestale professionale di Rincine si sono svolte le prove prestazionali dei candidati ad ottenere la certificazione di istruttore per la formazione e l'addestramento degli operatori forestali, rilasciata dalla Regione Toscana attraverso un sistema all'avanguardia basato sull'individuazione, validazione e certificazione di competenze acquisite dai candidati non frequentando uno specifico corso ma in altri contesti come l'ambito lavorativo, familiare e sociale. Questo è importante perché le competenze acquisite durante i propri percorsi in questo modo vengono riconosciute. È un'opportunità in più e questo percorso l'abbiamo voluto fare in stretto rapporto e sinergia con l'assessorato alle politiche agroalimentari che davvero ringrazio. In questo modo noi rimettiamo al centro il tema del lavoro, consentendo anche un migliore incontro della domanda e dell'offerta e dal nostro punto di vista in un momento come questo è ovviamente un tema molto importante. L'esame per istruttore forestale è stato il primo promosso dalla Regione Toscana al termine di un processo di validazione delle competenze. È stato organizzato in collaborazione con l'assessorato agroalimentare caccia e pesca ed ha coinvolto 10 persone che hanno maturato negli anni un'esperienza lavorativa come istruttori forestali per la formazione appunto di operatori forestali e infatti la qualifica che queste persone si apprestano ad acquisire è proprio quella di istruttore forestale. Io ho iniziato nel 2004 in un percorso un po' variegato che mi ha visto partecipare delle esercitazioni condotte dall'Università di Firenze presso il centro di Rincine della Regione Toscana, dove ero tutor in un percorso di addestramento delle migliori maestranze regionali al ruolo di istruttore per poter poi formare gli operai regionali addetti alla forestazione a questo lavoro che sappiamo essere pieno di rischi e di insidie, quindi sono circa quasi 20 anni. Ecco. Io sono nato in una famiglia di boscaioli, quindi ho sempre comunque avuto questa attività primaria o secondaria, però dagli inizi. Dal 2003 ho cominciato un percorso con l'allora comunità montana del Casentino, comunità montana delle montagne fiorentine e il DISTAF e l'Università di Firenze e abbiamo cominciato il percorso di formazione. Io sono istruttore dal 2009 che faccio regolarmente corsi. La motivazione di base deve essere la passione, altrimenti non è un lavoro duro, è un lavoro impegnativo, se non c'è la passione che ti muove non si riesce ad arrivare a certi livelli. La passione viene sia per il bosco sia per la natura e anche la voglia di trasmettere le conoscenze, soprattutto adesso in campo di sicurezza, è molto gratificante riuscire a trasmettere certe conoscenze, soprattutto a chi è all'inizio. Questo percorso di validazione delle competenze ci porta a ottenere una qualifica professionale di una figura che in regione è riconosciuta come il tecnico per addestramento degli operatori forestali nei cantieri forestali. Questo è un qualche cosa che ci consente di interloquire con gli altri istruttori delle altre regioni, dove la formazione non è più importante ma è strutturata già da tempo e quindi siccome siamo insieme in tanti gruppi di lavoro, patentini europei delle motoseghe, addestramento dei nuovi istruttori forestali che è un progetto gestito dal Ministero, così ci consente di interagire, di parlare tutti la stessa lingua e di fare anche della Regione Toscana che ha i suoi istruttori una regione al passo coi tempi e con gli altri istruttori. Ho deciso perché, come dicevo, ho cominciato dal 2003 e quindi poi abbiamo fatto i vari corsi per gli operatori forestali della Regione Toscana, però poi mi serviva quell'attestato, quel qualcosa in più per poter poi divulgare la professione e cercare di aiutare altre persone a fare questo tipo di lavoro. Io sono molto felice qui dove sono, ho avuto il piacere di conoscere tante persone, istruire tante persone qui nel mio ambito, qui nella mia regione. Ho avuto modo di collaborare con aziende esterne e questo è molto gratificante per me, è stata una bella soddisfazione. Ma come funziona il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze?
viene attivato su richiesta dell'interessato attraverso una ricostruzione delle esperienze maturate, quindi la messa in trasparenza delle esperienze maturate e la validazione delle stesse. Si tratta di un sistema appunto integrato che vede tutto il percorso e che diciamo viene attivato presso i centri per l'impiego, che seguono le prime due fasi, quindi la fase di individuazione e validazione delle competenze. Poi, qualora appunto la persona abbia i requisiti e possa accedere alla fase di certificazione, si procede appunto con quest'ultima mediante un esame gestito direttamente da una commissione di nomina regionale. L'esame per la certificazione di istruttore forestale ha previsto una prova prestazionale, la simulazione dell'allestimento e dell'abbattimento di una pianta per l'esbosco e un colloquio tecnico incentrato sulla formazione degli altri operatori, che si è svolto in modalità a distanza. Abbiamo progettato un insieme di prove che potessero più possibile mettere in pratica delle situazioni che fossero più assimilabili e anche più rappresentative del reale contesto di lavoro. Il mio contributo è stato quello di aiutare i miei colleghi alla progettazione delle prove d'esame e alla loro realizzazione poi pratica come tecnico professionista. Qual è l'aspetto più interessante emerso dalle prove? Ogni pianta ed ogni abbattimento ha posto il candidato in condizioni molto diverse, dovute dalla grandezza della pianta, dalla loro posizione nel bosco, dall'inclinazione, dalla posizione delle altre piante e tanti altri elementi che hanno fatto sì che ogni candidato applicasse poi delle operazioni e degli strumenti spesso molto diversi. Ecco, questa si può dire che sia la competenza, quindi non è diciamo una mera aggregazione di conoscenze e capacità, ma è proprio il sapere mobilitare in modo individuale con combinazioni sempre diverse e più appropriate rispetto a quella situazione che ci troviamo davanti. Il Centro di Formazione Forestale di Rincine è, diciamo, è la sede naturale di un processo del genere, se parliamo appunto del settore forestale, in quanto è attivo da oltre 17 anni nella formazione degli operatori forestali. Voglio sottolineare l'importanza in quanto in questo settore insomma, abbiamo un'incidenza di infortuni e anche purtroppo di morti che è il più alto rispetto al numero di addetti, anche rispetto a qualunque altro tipo di attività professionale. Quindi la formazione e la sicurezza sono caratteri assolutamente imprescindibili in questo tipo di attività. Il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è pienamente operativo su target ampi ma definiti, come ad esempio l'ambito forestale, la mediazione culturale, il servizio civile, i detenuti, i tirocinanti, gli apprendisti. Recentemente è stato ampliato anche ai giovani e alle fasce deboli di lavoratori. E questo lo è ancora di più importante, a mio avviso, in questo particolare momento storico legato ad una nuova situazione socio-economica legata alla pandemia da Covid-19, in cui una pluralità purtroppo di soggetti si troverà in una nuova condizione di non lavoro, e avere l'opportunità di mettere in trasparenza e avere un riconoscimento formale di quelle che sono le competenze agite nella quotidianità lavorativa rappresenta una opportunità di reingresso nel mondo del lavoro. La certificazione è un'attestazione di parte terza e quindi ha valore di atto pubblico e diciamo è spendibile su tutto il territorio nazionale e ha valore anche a livello europeo ed internazionale. E diciamo che è uno strumento per mettere in trasparenza le competenze acquisite e gli apprendimenti della persona e mettere in relazione la domanda e l'offerta. Inoltre, diciamo, può essere utilizzata anche come credito in ingresso a nuovi percorsi formativi.